Non cascateci, raga, non caschiamoci, non cadiamo nell'errore, perché ne ho già visti un po' lamentarsi e cominciare a pensare male su De Ketel. Ed è un errore che non possiamo assolutamente fare e sarebbe un gioco che andrebbe contro il nostro Milan a favore delle altre squadre. E questo è il problema causato da tutti quelli che quando un giocatore fa una partita buona è come Kakà. E io in un video precedente ve l'avevo detto. Attenzione a fare i paragoni. Popolo rossonero, amici YouTube, benvenuti a Benzinero Stadium. Mi raccomando, iscrizione, lasciate un pollice in su, importantissimo, al video. E voglio ringraziarvi davvero di cuore. Poi sono stato un po' incasinato negli ultimi 2 giorni, non sono riuscito a rispondervi ai messaggi, però lo farò piano piano, vedrete le mie risposte, ma voglio ringraziarvi per tutti gli auguri che mi avete fatto ieri. Raga, le lamentele su De Ketelaere. De Ketelaere è un giocatore ottimo, non ha fatto una bella prestazione ieri, non mi è piaciuto tantissimo neanche la scorsa partita di campionato. Però le lamentele, chi già dice mi sa che è un brocco, io le ho visti sui social queste cose qua, sbagliato, perché avete sbagliato, molti hanno sbagliato a farsi il pensiero, è costato 35 milioni o è fortissimo. No, raga, attenzione, De Ketelaere è un giocatore che arriva da un campionato belga, giovanissimo, e che oggi si deve adattare a un campionato come quello italiano, con un'altra intensità di gioco, con un'altra fisicità. De Ketelaere lo fa vedere che ha i colpi, perché anche ieri uno o due colpi belli li ha fatti, però diamogli tempo. È un bel giocatore, però Kakà era un'altra cosa, raga. Kakà è arrivato e subito, bim bum bam, un paio di partite aveva già tritato tutto. De Ketelaere lo diventerà, io sono sicuro. Quindi, raga, perché poi questi giocatori le vedono quelle cose che noi diciamo, non è che, e quindi poi non bruciamoci, ragazzo, sosteniamolo, perché col tempo arriverà. Il Milan ieri non ha fatto una bella prestazione, non mi piace neanche quando si dice il Milan era stanco. Se vuoi fare la Champions e il campionato, dovrai essere sempre stanco. Sono 2 partite a settimana, è normale. Ma se si vuole competere in Champions e in campionato, 2 partite le devi fare. Quindi a me questa scusa della stanchezza non mi piace. Nonostante è vero, un derby porta via un sacco di energie, perché anche il Barcellona, il Real Madrid, tutte quelle squadre qui fanno la partita di campionato, la partita di Champions. Quindi no, la stanchezza non può essere. Può essere che noi non siamo fisicamente abituati a fare il doppio confronto, perché i nostri ragazzi non sono abituati. La Champions dell'anno scorso è finita subito e quindi noi dobbiamo ancora avere questo ritmo: campionato, Champions League, campionato, Champions League, e abituare i nostri giovani a fare questo. E poi ci sarà bisogno del turnover. So che non vi piace, però quando poi la domenica si vede che gioca Pobega, Diaz, non lamentiamoci sempre. Qualcosa purtroppo si dovrà perdere quella anche in termini di punti, perché un po' di turnover, se no dobbiamo far giocare sempre quegli 11. Il Milan ha fatto una rosa profonda anche per questo motivo. Quindi va bene, è un punto. Sei contento del punto? Fuori casa, da un lato, ci può anche stare, però non raccontiamocela. Il Salisburgo non è forte come il Milan. Se io guardo le due rose, non sono uguali. Mi tengo il punto perché è fatto in trasferta, ma il Milan aveva tutte le carte per poter vincere questa partita. Siamo solo all'inizio, come vi ho detto ieri, avete visto la Champions riserva delle sorprese, il Chelsea ha perso, quindi
massimo sostegno ai ragazzi, massimo sostegno ai nostri beniamini, ai nostri colori. Pollice in su, mi raccomando, superiamo i 100, mi raccomando, 100 like almeno, e ci vediamo domani.